Buona anche la seconda, anzi ottima. Reebok Spartan Race, dopo due giornate di intenso agonismo, saluta Taranto con alcune certezze e tanti auspici. L'evento ha spruzzato sulla storia della corsa ostacoli numero uno al mondo un'infinità di primizie. Visti in Italia, diretta televisiva, link tra teatro di gara e centro città, ospitalità effervescente, meteo quasi estivo, mare ripulito, sviluppo di gare ineccepibile, opinioni straordinariamente favorevoli, grande contributo di passione e di collaborazione da parte dei volontari e degli operatori locali civili e militari. I numeri sono stati raggiunti sull'onda dell'entusiasmo. 1244 partecipanti alla Beast, 1501 alla Sprint, 878 alla Super per il totale di 3623 iscrizioni certificate. Inoltre 102 volontari si sono sfidati nelle batterie loro riservate, il che fa un super totale di 3725 partecipazioni. Per essere stata la prima, il risultato è davvero incoraggiante e permette a Spartan Race Italia di guardare al futuro con rinnovato entusiasmo. Gli atleti hanno promosso l'evento a pieni voti e ciò gratifica gli sforzi profusi, in quanto non era facile conciliare nell'occasione tutti gli elementi classici: terra, aria, acqua e fuoco. Ma si è riusciti a metterli in linea e dunque la prima volta in acqua nel tratto di Mare Piccolo che fronteggia Parco Cimino ha spaccato. Forse troppo lungo con i suoi 380 metri di attraversamento, forse troppo pungente per via degli scogli, forse troppo fredda. Ma l'acqua ha fatto la differenza e Taranto ha aperto una nuova via. Gli auspici sia della popolazione che dei partecipanti stanno nell'invito a tornare una volta di più a casa propria, qui dove Falanto sbarcò nel 706 avanti Cristo e portò il seme di Sparta in Magna Grecia. Dopo Beast e Sprint di sabato, un altro migliaio di contendenti si sono lanciati nella Super di ieri. I bei volti sorridenti dei partecipanti si sono ripetuti con addirittura maggiore vigoria, se possibile. In sintesi, il britannico Tristan Steed si è laureato grande mattatore conquistando anche la Super e dunque ha piazzato il tris di successi, distanziando ancora una volta Eugenio Bianchi, che stavolta non è riuscito ad essere profeta in patria, di 1 minuto e 21 secondi, e l'altro italiano Stefano Colombo di poco più di 1 minuto e mezzo. In campo femminile, la polacca Abita Pietrzak ha distanziato di quasi 13 minuti Ilaria Paltrinieri e di oltre 24 la francese Samantha Poggi, conquistatrice della sprint